Lo scorso maggio aveva registrato il tutto esaurito al Teatro Civico di Tortona, ora La Traviata di Giuseppe Verdi, che ha visto esibirsi i solisti e il coro dell'Accademia Civica Lorenzo Perose della Scuola d'Arte di Tortona, è tornata ad incantare il pubblico, questa volta a Brignano Frascata. La rappresentazione ha aperto la seconda parte dei concerti ad ingresso libero, inseriti nella rassegna Valcurone in musica, sotto l'egida del Perosi Festival di Tortona. Prossimo appuntamento saranno il 13-14 luglio con protagonista il pianoforte e la musica di Frédéric Chopin. Ma sentiamo il resoconto della messa in scena della Traviata nel servizio di Alessandra Della Capra. Violetta e Alfredo si scambiano promesse d'amore, si sfiorano, fanno festa insieme agli altri ospiti che frequentano il salotto di casa Valéry. Qui però non siamo nella Parigi del Settecento, l'opera fu invece scritta nel 1853. Siamo nel castello di Brignano Frascata, che ha ospitato la prima di una serie di serate inserite nella rassegna Valcurone in musica, contenitore che mette insieme i concerti estivi che da un paio d'anni a questa parte animano in modo autonomo i comuni di San Sebastiano Curone e di Brignano Frascata e che invita anche gli altri centri della vallata a fare squadra con i loro spettacoli. Tutto il melodramma e l'esasperato romanticismo che fanno di quest'opera lirica una delle più popolari al mondo riecheggiano nell'aria della Valcurone, sospinti da un vento che soffia forte e da una natura che partecipa ad un sogno d'amore che poi si infrangerà. È stato il maestro Umberto Battegazzorre a dirigere e ad accompagnare al pianoforte i solisti e il coro dell'Accademia Civica Lorenzo Perosi di Tortona, che si erano già esibiti l'anno scorso a Brignano nella Madama Butterfly di Puccini. Al di là dell'idillio fra i due amanti, Violetta e Alfredo, il pubblico ha assistito alla visione di una donna moderna ed indipendente che sa cavarsela da sola e che, fedele al suo amore, poi si sacrificherà per lui. Così Giuseppe Verdi ha concepito la figura femminile nella Traviata, da cui esce, nonostante le difficoltà di censura del tempo, come un'eroina. L'opera lirica è stata rappresentata completa, senza adattamenti e come voluta in origine dal celebre compositore di Busseto. Il maestro concertatore e direttore al pianoforte, Umberto Battegazzore, ha accompagnato i protagonisti dell'opera e il coro, composto da 25 elementi dell'Accademia Civica Perosi. Gli occhi hanno ammirato scenografie e costumi, le orecchie sono state deliziate dalle più celebri arie di Verdi. Da Libiamo nei lieti calici a Sempre libera, passando per Addio del passato, la storia d'amore di Violetta, interpretata dal soprano Tomoko Kabe, e di Alfredo, impersonato dal tenore Pierfrancesco Bollani, ha rapito la platea, immersa in un'atmosfera fiabesca, grazie anche alla disponibilità della proprietà del castello, che ha concesso la location gratuitamente. L'ingresso è libero, ha ricordato Don Paolo Padrini, parroco di Brignano e di San Sebastiano Curone e direttore artistico del Perosi Festival. È bene arrivare con un certo anticipo sull'orario per occupare i posti a sedere. L'amministrazione comunale ha inoltre messo a disposizione un servizio navetta per il pubblico.